Sono i primi due bimbi vaccinati a Pescara, due Lorenzo, al via con un sorriso le vaccinazioni anti-Covid per i più piccoli dei 5 e gli 11 anni. L'ASL di Pescara ha scelto un percorso a parte più familiare per i bambini, tra animazione, poster, giochi. Insomma, si cerca di rasserenare i bimbi, soprattutto i genitori. L'hub vaccinale di Porta Nuova è stato messo a disposizione dal comune di Pescara, gestito naturalmente dall'ASL, ma ci sono tanti volontari delle associazioni per regalare un sorriso ai bambini che si apprestano alle vaccinazioni. La Dricesta Ollus e la sua presidente Carla Panzino sono in prima linea con la politica dell'umanizzazione degli ospedali. Anche in questo caso il centro vaccinale, grazie ai volontari, sembra una ludoteca dove i bambini possano trovarsi a proprio agio. Beh sì, io ricordo quando portavo anche i bambini a vaccinare per le semplici vaccinazioni obbligatorie, che obiettivamente andava rassicurato il bambino ma anche i genitori, perché i genitori sono più consapevoli di eventuali rischi che vengono poi alle volte anche riferiti dai pediatri, ma comunque sono sempre importanti. E allora un po' per dare quest'area di benvenuto, di allegria, di colore ai bambini, ma anche di rasserenamento forse anche ai genitori. E poi una ludoteca perché ricordo che vivendo all'estero con dei bambini piccoli mi ero accorta di come c'era un discorso sull'accoglienza, sull'umanizzazione negli ospedali e anche nei centri pediatrici negli Stati Uniti. Per cui mi sono un po' da tanti anni, ormai sono 21 anni che cerco di portarlo anche nel mio ospedale, l'ho imparato anche al Gemelli portando, ahimè, quando mio figlio era piccolo al Gemelli, e ho detto perché no, dobbiamo riproporlo. E sono contenta perché penso che sia forse il parco giochi vaccinale, io lo chiamerei più parco giochi vaccinale che un ambulatorio medico, dove facciamo anche il vaccino e ci rilassiamo e giochiamo nelle sale d'attesa pre e post vaccinale. Io devo fare un ringraziamento perché è doveroso. Noi associazioni in questo periodo stiamo soffrendo tanto perché è difficile fare manifestazioni di raccolta fondi, è difficilissimo raccogliere fondi, ma le richieste e gli impegni sono sempre tanti e grazie alla collaborazione di tante persone possiamo portare progetti, definire e anche realizzare progetti negli ospedali. E laddove c'è un bambino che sta male, laddove c'è un bambino che ha bisogno di assistenza medica o sanitaria o comunque chirurgica. Quello che voglio dire, ci sono dei benefattori che nonostante il periodo, nonostante questa crisi, comunque credono ancora nella donazione fiscalmente detraibile, perché entro il 31 dicembre possono detrarre dalle tasse, fra 5 mesi possono detrarre quello che ci donano. E devo ringraziare la Maico che c'è sempre vicino, la Conad con il quale stiamo effettuando questo progetto per l'acquisto di un ecografo nel reparto di pediatria con l'iniziativa solidale natalizia che si fa in tutto l'Abruzzo ed è stata scelta per fortuna un progetto della Dricesta per l'ospedale civile di Pescara. Devo ringraziare anche Claudia Campli, la direttrice del centro commerciale, perché lei stessa ci ha donato dei giochi e ci ha mandato anche l'orsetto simbolo, ma soprattutto ci ha anche donato degli altri giochi e c'è sempre sempre vicina. In più, in tutto questo ci sono i partner che oramai stanno diventando i partner assoluti della nostra associazione, che sono la Gadu20 con le mascotte e saranno sempre con noi, e la Will Clown, per dire, come diceva Checco Zalone, siamo una squadra fortissimi, quindi è importante unire. E poi non dimentichiamo il Kiwanis Club Chieti Pescara d'Annunzio, che da sempre c'è sempre vicino, e anche loro hanno contribuito per l'acquisto di giochi eccetera, e tutti i miei volontari che si sono tassati anche con invece dei regali natalizi hanno fatto un'offerta come l'anno scorso all'associazione, a dimostrazione che noi dobbiamo comunque unirci e qualche cosa a donare. Mi auguro che i giochi e tutti gli arredi che ci sono vengano trattati con la dovuta cura affinché tutti i bambini che poi verranno qui in questo hub vaccinale possano usufruirne, fermo restando che ci sarà un'altra necessità in un hub vaccinale pediatrico, noi siamo pronti per cercare di renderlo più accogliente. E quindi possono chiamarci, possono scriverci a info@ladricesta.com, sicuramente saremo sempre
sempre presenti. E un altro piccolo accenno: sabato 18 c'è Babbo Natale Carabiniere in ospedale, la 19ª edizione, e quindi siamo ben felici nell'attesa di organizzare la grande festa dei 18 anni della Dricesta, che faremo all'aperto in estate con tanti personaggi e tante novità. Comunque, evviva i bambini, evviva Dricesta! Evviva Dricesta, evviva Carla Panzino! No, va bene, senza la squadra non potrei fare niente. Tutta la squadra con Carla Panzino. grazie. Soddisfatto per la partenza della vaccinazione, il dottor Rossano Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale per la ASL di Pescara. È bene dedicare a loro uno spazio tutto quanto personale, per loro solamente, anche per garantire la sicurezza della vaccinazione. Pescara ha fatto una scelta mista, ha creato un hub vaccinale e poi abbiamo dedicato anche delle giornate presso il servizio di vaccinazioni della ASL Pescara, che è sito in via Renato Paolini 47. Quali sono gli orari per quel che riguarda le vaccinazioni per i bambini? Questo centro alle mie spalle sarà aperto dal lunedì al venerdì, il pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Il tempo dipenderà dalle prenotazioni. A proposito di prenotazioni, ancora presto per fare un bilancio, ma già ci può dire qualche numero? Ma i numeri, inizialmente abbiamo scelto di non fare tantissime dosi per vedere i tempi, le modalità del percorso. Però devo dire che siamo ben contenti. Quindi ai più scettici, ai genitori magari che sono un po' più recalcitranti, cosa dire? Di vaccinare i bambini. D'altronde i bambini hanno fatto tutte le vaccinazioni obbligatorie pediatriche e questa è uguale alle altre vaccinazioni. Adesso è per il Covid, ma insomma è importante vaccinarli. E poi soprattutto in un ambiente accogliente come questo, tra l'altro, una grande mano vi sta dando anche la Dricesta. Sì, colgo l'occasione per ringraziare la Dricesta, la Presidente, la Carla Panzino, perché ci sta dando una grande mano nel rendere più accogliente e a misura di bambino il lab vaccinale. I primi due piccoli ad essere vaccinati sono due Lorenzo. Almeno così siamo, non basta, però almeno una semplificazione in più per non prendere il Covid. Ho costretto mia mamma a prenotare prima in anticipo perché voglio che il Covid se ne vada. Luisa Morretti, che è coordinatrice degli hub vaccinali della ASL di Pescara, oggi qui a Porta Nuova il vaccino con il sorriso, perché abbiamo intervistato alcuni bambini, addirittura ci hanno detto: siamo stati noi a spingere i nostri genitori a prenotarci. È vero, c'è una grande rispondenza per fortuna di tutte le mamme e genitori, perché abbiamo visto che le prenotazioni sono arrivate tante, fioccano, e siamo molto felici per questo. Ringraziamo la Dricesta che ci ha dato l'opportunità di allestirlo in maniera diversa e quindi regalare veramente un sorriso al bambino e fargli arrivare in un ambiente ospedaliero come in realtà fosse un gioco e non con l'importanza del vaccino reale. Sindaco, questa struttura messa a disposizione dal comune, una struttura particolare perché è riservata ai bambini, un motivo in più di vanto anche per l'amministrazione comunale che ha sposato questa idea della ASL. Sì, quando la ASL ci chiama noi rispondiamo presente per il bene dei cittadini di Pescara. Abbiamo attivato nei mesi scorsi il centro vaccinale alla ex stazione di Porta Nuova e oggi abbiamo raccolto anche un appello del governo e abbiamo attivato a Pescara il servizio di vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni. C'è questa grande collaborazione fra il Comune di Pescara e la ASL per risolvere i problemi sanitari legati al Covid. Oramai viaggiamo all'unisono, credo con grandissimi risultati riconosciuti a ogni livello. Tra gli animatori Valeria Pellicciaro, Will Clown. Quando si tratta di sorriso, Will Clown c'è. Will Clown è sempre presente, infatti portiamo anche il sorriso stampato sulla mascherina proprio perché in questo periodo è un po' difficile poter far vedere veramente il nostro sorriso. E noi però ci teniamo a esserci, soprattutto quando si tratta di bambini e di persone che hanno bisogno di stare, diciamo, in un momento di spensieratezza e serenità. Quindi noi ci siamo in ospedale come qui per portare un po' di serenità e distrarli un po' nell'attesa di fare il vaccino. Giulia Dostiglio dell'agenzia Gadun, che ha, come dire, il compito di allietare i bambini ma soprattutto i genitori. Adesso c'è questa situazione abbastanza particolare.
Sì, assolutamente. Mai come in questo caso siamo contentissimi e onorati di essere qui oggi con Carla e con, insomma, con tutti i ragazzi, perché sicuramente tra tutte le organizzazioni di eventi di cui ci occupiamo, insomma, questi sono sicuramente quelli che ci toccano di più il cuore, quelli che ci scaldano il cuore, diciamo. Siamo stati già l'anno scorso nell'ospedale civile di Pescara con la Befana, quest'anno torneremo sabato sempre all'ospedale per cercare di allietare i bimbi con il Babbo Natale e, insomma, speriamo in futuro di poter continuare ancora a lungo queste belle collaborazioni. Cosa vuoi dire agli altri genitori? Allora, quello che posso dire nel mio piccolo è che l'unica arma che abbiamo per difenderci dal Covid è vaccinarsi. Quindi vaccinarsi è una scelta non solo per noi stessi, ma anche per gli altri, per tornare a quella che era un po' la vita di prima, o una pseudo-normalità, ecco. Presenti alla partenza delle vaccinazioni esponenti della politica, della sanità e della società civile, tra gli altri il direttore generale dell'ASL di Pescara Ciamponi, il presidente del Consiglio regionale Sospiri, il vice sindaco di Pescara Santilli e il sindaco Carlo Masci. Ed è arrivato un attestato di riconoscimento di coraggio che sarà consegnato dall'ASL di Pescara ai bambini e alle bambine che si vaccinano per il coraggio con cui è stata affrontata la pandemia e anche per le vaccinazioni stesse.